buonasera e ben trovati al quinto appuntamento con Gol d'autore. Siete pronti per una super puntata ricca di immagini? E allora, allacciate le cinture perché si parte! Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Alessio Emanuele, centrocampista dello Sporting Taormina. Buonasera. Andrea Carpita, direttore sportivo dell'Atletico Taormina. Buonasera. Emanuele Monaco, portiere dell'Atletico Taormina. Buonasera. Pippo Settimo, opinionista ed esperto di calcio della Riviera Ionica. Buonasera. Giancarlo Scevola, dirigente del settore giovanile dello Sporting Taormina. Buonasera. E Giuseppe Briguglio, portiere del Sant'Alessio. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera alle nostre miss, Daniela De Salvo. Buonasera Saro, buonasera a tutti. E Marika Busà. Buonasera a tutti i telespettatori. Iniziamo subito con Eccellenza e Promozione. In Eccellenza, il Taormina del presidente Pippo Gullotta viene travolto 5-0 dal Modica e rimane all'ultimo posto in classifica. Sconfitto 2-0 anche il Città di Messina, in casa del Sampio X. I giallorossi sono penultimi con 8 punti. In Promozione. Applausi a scena aperta per lo Sporting Taormina del presidente Mario Castorina, che batte 5-0 l'Atletico Pedara, terza forza del torneo. La Ionica Santa Teresa di Enzo Filoramo invece perde 3-0 in casa del Tre Castagni. In classifica Tre Castagni primo con 32 punti, seguito a ruota dallo Sporting a un punto di distanza. Alessio Emanuele per lo Sporting Taormina, goleata contro l'Atletico Pedara, terza forza del torneo. Sì, è stata una goleata, però abbiamo affrontato una squadra importante, l'Atletico Pedara, che ha dimostrato, nonostante il risultato di 5-0, di meritare la classifica che ha. È stata una bella partita, abbiamo affrontato una forse delle migliori partite in casa, siamo stati bravi e fortunati a sbloccare subito il risultato dopo pochi minuti. Nel corso del primo tempo comunque abbiamo spinto, abbiamo creato tantissime occasioni per poter chiudere la partita, però siamo stati poco precisi. In secondo tempo siamo ripartiti di nuovo forte, abbiamo fatto subito gol con una bella azione di Variga che ha scaricato per Amante, che ha messo una gran bella palla in mezzo per Sparacino, un'azione molto bella, Sparacino ha chiuso molto bene sul secondo palo. Sparacino è un buon giocatore, un 97 promettente. Voglio anche dire che comunque Amante è rientrato dopo un brutto infortunio, è entrato subito bene in partita e oltre comunque a quest'assist ha chiuso sul 3-0 con un calcio di rigore che gentilmente il capitano Cristian Variga gli ha concesso. E poi comunque da lì in poi l'Atletico Pedara ha mollato e quindi noi abbiamo potuto giostrare e chiudere la partita sul 4, abbiamo fatto il quarto gol con Peppe Stracuzzi, una bella azione su uno schema che finalmente è riuscito, lo proviamo spesso in allenamento, finalmente è andato alla perfezione, il mister ne sarà contento, ne sarà felice. E poi abbiamo chiuso la partita sul 5-0 e poi là è finito tutto. È stato comunque un risultato molto importante perché comunque abbiamo subito dimostrato dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia di mercoledì, ci siamo ripresi e abbiamo dato una scossa, abbiamo come... Ricordiamo la sconfitta con il Tre Castagni ma qualificazione al turno successivo di Coppa. Sì, infatti abbiamo avuto questa brutta sconfitta in Coppa con il Tre Castagni, in dolore perché comunque siamo riusciti a passare il turno, però comunque ci ha fatto un po' pensare e capire che comunque nessuna partita bisogna sottovalutare. Comunque col Tre Castagni è sempre corsa a due per il primo posto. Sì, il Tre Castagni non molla un colpo, nemmeno loro. Noi diciamo stiamo andando molto bene, però il Tre Castagni dal canto suo non molla niente. Siamo lì, siamo a un punto e cerchiamo di vincere più partite possibili, sperando che loro magari in qualche piccolo passo falso. Per Peppe Amante rientro con gol. Peppe Amante sono contento e felice per lui, perché è un bravo ragazzo che comunque si applica molto. È stato sfortunato all'inizio, ha avuto questo problema alla caviglia, è rientrato, si è rifatto male, poi si è dovuto operare e ora è rientrato fortunatamente e ci darà sicuramente una grossa mano. Nel prossimo turno c'è il Troina. Il Troina è un'altra squadra ben attrezzata, con elementi importanti di categoria anche superiore. È una delle candidate, così si dice, a vincere questo campionato. E noi comunque l'affrontiamo come sempre, come tutte le partite, perché noi andiamo a giocare sempre per un unico obiettivo, un unico risultato, cioè vincere tutte le partite. Però consapevoli del fatto che sono una grossa squadra. Giancarlo Scevola, secondo molti addetti ai lavori la partita contro l'Atletico Taormina è stata una delle più belle di quest'anno dello Sporting Taormina. Sì, a me la partita è piaciuta molto. Io credo che sia stata la più bella partita che abbia fatto lo Sporting Taormina in casa. Ho visto un gioco più coordinato, più veloce, con diciamo un'intensità pari al 70-80% per tutta la partita. Avevo visto lo Sporting Taormina sempre in casa, non ai livelli di sabato. Ho visto anche per la prima volta Amante e credo che per il proseguo del campionato sia un acquisto importante. Pippo Settimo, per la Ionica Santa Teresa una sconfitta col Tre Castagni che ci sta tutta, però Ionica Santa Teresa è in caduta libera. Ma sicuramente la Ionica nelle ultime giornate sta giocando malissimo, subendo sconfitta su sconfitta. Non è la Ionica delle prime partite, che secondo me con un organico al completo poteva dire la sua in questo campionato. Dico poteva dire la sua perché ormai si è tardata parecchio dalle due battistrada, Tre Castagni e Sporting Taormina, che secondo me saranno le due squadre che si contenderanno fino alla fine la vittoria del campionato. Dico, la Ionica ha messo su una buona squadra, però sicuramente gli sono mancate le pedine in panchina, dove mancando un giocatore di una certa importanza come la Speme Prestipino in questo campionato certamente non hanno sostituti alla loro altezza, e quello che manca pure alla Ionica per me è un portiere di categoria, perché sia Potenza che Chillemi non si stanno dimostrando all'altezza della situazione. Ripeto, per quanto riguarda la vittoria del campionato sarà un discorso a due, perché sì, sta venendo fuori bene la Spadaforese, che è una buona squadra, che ho visto giocare a Santa Teresa mercoledì in Coppa e mi ha fatto una buona impressione. Però anche la Spadaforese stesso ha gli 11 giocatori titolari, una buona squadra, però le riserve che sono subentrate ai compagni non sono degni, diciamo, di essere titolari e far sì che questa squadra possa essere una delle antagoniste allo Sporting e al Tre Castagni stesso. Alessio Emanuele, lo Sporting Taormina è il miglior attacco e la migliore difesa del campionato. Sì, proprio oggi sono andato a guardare proprio questa statistica sul giornale e ho visto che in tutti i campionati dilettantistici siciliani siamo il miglior attacco, mi sembra, la miglior difesa non mi ricordo. L'attacco ricordo con 37 gol segnati e la miglior difesa con appena 6 gol subiti. Sì, beh, il merito comunque è tutto nostro, dei nostri difensori, del nostro attacco per il gol, ma comunque anche dei centrocampisti, perché si sa, se si fanno tanti gol e se ne subiscono pochi, il merito è di tutta la squadra. Lavoriamo molto durante la settimana e questo comunque sono i risultati che comunque positivi. Adesso è il momento di Top 11 e Pallone d'Oro della settimana. Daniela. Top 11 della settimana. Portiere, Sturiale, Sparagonà, Santa Teresa. Difensori, Saetta, Graniti, Lo Turco, Robur Letojanni, Tilenni, Aliterme. Centrocampisti, Emanuele, Sporting Taormina, Pistone, Sant'Alessio, Noce, Atletico Taormina, Costanzo, Desport Gaggi. Attaccanti, Carrolo, Fiume di Nisi, Spadaro, Giardini, Alexandrus, Francavilla. Allenatore, Sebastiano Perrone, Akron Savoca. Pallone d'oro della settimana. Il pallone d'oro della settimana va Pistone, centrocampista del Sant'Alessio di seconda categoria. Autore del gol vittoria al 90° nel derby di sabato scorso con il Letojanni. Complimenti. In esclusiva per Gol d'autore un collegamento con Totò Schillaci, eroe d'Italia 90, che proprio ieri, 1° dicembre, ha festeggiato 50 anni. Ciao Totò, sono Sorola Canata da Taormina, come stai? Bene, grazie, benissimo, benissimo. Auguri per i tuoi 50 anni, il 1° dicembre grazie, festeggi 50 anni. Grazie di cuore, sei gentilissimo. Come festeggerai il compleanno? Ma niente, vado a cena con mio moglie. A me le feste un po' allargate non piacciono, quindi preferisco andare a cena con mia moglie. Allora io con te ne approfitto per fare, ti chiedo i pronostici sul prossimo turno del campionato di Serie A. Allora, sì. Fiorentina-Juventus. Fiorentina-Juventus, e questa è una partita molto interessante. Secondo me finirà pari. Pari, quindi X. Roma-Sassuolo. 1. Torino-Palermo. Beh, questo... secondo me un X. 1X. Napoli-Empoli. 1. Atalanta-Cesena. 1. Genoa-Milan. 1-2. 1-2, quindi doppia chance con possibile sorpresa della vittoria del Genoa. Poi sì. Parma-Lazio. Parma-Lazio, anche qui metto un X2. Inter-Udinese. Anche qui 1X. Cagliari-Chievo. 1. E Verona-Sampdoria. No, qui metterei una tripla. Una tripla, quindi vi partire da 1x2. Sì. Per quanto riguarda Taormina, so che tu sei molto legato a Taormina e hai molti amici, tra cui Antonio Chemi. Certo, come no, io quando ho tempo libero vorrei farmi un weekend, vado spesso a Taormina, di cui vado a trovare Antonio, è molto disponibile tutta la famiglia, quindi mi piace Taormina, quindi vado spesso. Io ai tempi del Messina andavo spesso a Taormina, certo, anche per fare un giro e mi fermavo a mangiare lì da voi, quindi da loro, quindi sono veramente una famiglia, veramente mi hanno sempre voluto bene. Beh, il Catania come lo vedi? Catania spero che si salva, perché insomma già da una decisione della Serie A B e di procedere di non incidere è stato un disastro anche per la sua tifoseria, soprattutto per la gente, per la tifoseria, è una grande piatta, io mi auguro che possa risalirsi. Quindi questo dipenderà anche dal presidente. Il presidente dovrà equilibrare un po' la squadra e capire che tutto questo giocattolo non può finire. Perfetto. Noi Totò ti ringraziamo, ti facciamo ancora tanti gli auguri, un saluto dal nostro regista Matteo Arrigo, dalle miss Daniela e Marika, con la speranza di vederti presto a Taormina. Certo, io ci vengo volentieri, ci vediamo e in bocca al lupo a voi per la prossima trasmissione. disposizione. Grazie Totò, un abbraccio, grazie, a presto. Anche a te, grazie, anche a te, ciao. Vediamo adesso insieme a Daniela cosa è successo in prima categoria. In prima categoria l'Atletico Taormina di mister Salvo Pennisi vince 2-1 con il Real Rometta. Il Camaro batte 2-1 il Pompei. La Desport Gaggi di Orazio Sapienza supera con lo stesso risultato il Venetico. Vittoria di misura del Giardini, del tecnico Ciccio Brunetto contro il Ramet. La Robur Letojanni di Giovanni Ruggeri supera 4-2 l'Orsa di Barcellona. La Mediterranea Nizza, infine, perde 3-1 tra le mura amiche con la Messana. In classifica, Camaro in testa con 25 punti. In seconda posizione, a quota 20, si porta con pieno merito l'Atletico Taormina del dirigente Gianluca Savoca. Il Giardini è quinto con 18 punti, mentre la Desport Gaggi si trova 2 punti più in basso. Andrea Carpita, la vittoria contro il Real Rometta permette all'Atletico Taormina di balzare dal quarto posto al secondo posto in classifica. Sì, Saro, siamo balzati al secondo posto grazie alla sconfitta del Venetico, che era seconda, che ha perso a Gaggi mi sembra 2-1, e dell'Atletico Messina invece che ha pareggiato 0-0 contro il Gescal, che sta per ora viaggiando con la vittoria la scorsa settimana con il Camaro, e questo pareggio sta andando abbastanza bene. Noi sì, abbiamo vinto 2-1 a Rometta. Diciamo che abbiamo iniziato bene la partita, ma siamo andati subito sotto di un gol su una loro rimessa laterale. Diciamo che i nostri difensori non hanno chiamato la palla e il loro attaccante ha insaccato alle spalle dell'incolpevole Andrea Emanuele, ma fortunatamente subito dopo il nostro attaccante Lorenzo Franco, su uno svarione difensivo del Real Rometta, prima ha preso il palo e poi sulla respinta ha fatto il gol dell'1-1. Mentre nel secondo tempo siamo ripartiti, diciamo, un po' meglio. E mi sembra dopo un quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, hanno lanciato una palla in profondità per il nostro attaccante Saronoce, che è andato lungo la linea laterale, ha crossato in mezzo e da dietro è venuto Davide Trovato, che ha insaccato per l'ennesima volta il gol della vittoria, che quindi ci fa balzare al secondo posto. Ancora una volta si conferma decisivo Davide Trovato. Sì, Davide Trovato è un giocatore, diciamo, fuori categoria, perché ha militato nella sua carriera calcistica in categorie superiori. Davide Trovato, che ha subito l'infortunio durante la partita su una espulsione data da un giocatore del Real Rometta. Davide stava andando in porta e il loro difensore, diciamo, è intervenuto sul nostro attaccante, che gli ha procurato, diciamo, una piccola contusione, diciamo, alla coscia destra. E speriamo infatti che recuperi per sabato, per la partita contro il Camaro. Stavo dicendo che invece sul Real Rometta, che siamo andati in formazione rimaneggiata a causa della disponibilità del portiere, del nostro portiere qua, Emanuele Monaco, che però è stato rimpiazzato egregiamente da Andrea Emanuele, e avevamo Giorgio Silicata in panchina, che veniva da un lungo infortunio pure lui, è un mesetto che è fermo, avevamo Cerli Famà che non ha giocato perché era diffidato, e abbiamo cercato di risparmiarlo per la partita, ripeto ancora una volta, sabato, che giochiamo contro la prima in classifica, il Camaro. E niente, stiamo cercando comunque di arrivare a sabato, diciamo, nelle miglior condizioni possibile per poter, diciamo, affrontare il Camaro a viso aperto e giocarci le nostre possibilità del primo posto, diciamo. Ecco, tu parlavi della prossima partita con il Camaro sabato al Bacigalupo. Ecco, può essere la partita della stagione secondo te? Diciamo che ancora il campionato è lungo, perché c'è ancora tutto il girone di ritorno e 2 partite ancora per finire il girone di andata, però diciamo che noi ce la metteremo tutta. Loro sono diciamo una squadra sicuramente con giocatori di categorie superiori, però ripeto, una partita può succedere di tutto. Emanuele Monaco indisponibile nella partita contro il Real Rometta, ma pronto a tornare in campo nella partita di sabato contro il Camaro. Sì, pronto per sabato se il mister vorrà. E questa, la partita di sabato, è una partita molto importante per noi, che l'aspettiamo da un bel po'. E la prima in classifica, hanno elementi molto esperti di categorie superiori, vedi Capello, Cammaroto, Buda, una buona squadra. Noi ci stiamo preparando molto bene e speriamo di recuperare qualche altro infortunato e niente, sono sicuro che faremo un'ottima partita. Andrea Carpita, si parlava di squadra rimaneggiata con tanti infortunati, come interverrà l'Atletico Taormina sul mercato? Sì, Saro, abbiamo diversi giocatori che sono infortunati, tra cui dicevo prima Giorgio Siricato, che ha avuto un problema alla spalla, Giuseppe Cavallaro, ricordiamo anche il rientro di Santi Caserta dopo 6-7 mesi di un lungo infortunio al tendine d'Achille, e poi a noi manca anche Giuseppe Pizzolo, che non è più qua a Taormina, e quindi abbiamo perso anche lui, che era un forte centrocampista. Interverremo sul mercato. Ecco, facci qualche nome. Questo dovete parlare col presidente Scimone, diciamo che i nomi sono top secret ancora. Ma ripeto, noi non siamo partiti, diciamo, con l'ambizione di vincere il campionato. Se entriamo nei playoff per noi sarà già un grande traguardo. Ripeto, sicuramente qualcosina nel mercato di dicembre lo faremo. Soprattutto in quale reparto? In avanti, soprattutto perché all'inizio stagione avevamo Angelo Lingandri e Davide Proteggente che sono andati via, e quindi un attaccante lo dobbiamo prendere sicuramente, e anche centrocampo, perché come dicevo prima non abbiamo più Giuseppe Pizzolo, e in quel reparto, diciamo, anche a causa degli infortuni dobbiamo, almeno un elemento lo dobbiamo prendere. Secondo me, ritornando al discorso di Andrea, l'Atletico Taormina dovrebbe intervenire anche su un giocatore in difesa, perché il gol lo prende sempre una squadra, il miglior attacco è la difesa è il miglior attacco, come si suol dire, perché i campionati si vincono prendendo meno gol possibili. Loro hanno, al di là dell'aspetto squadra, hanno un signor allenatore che è un lusso per la categoria, e sicuramente si saprà imporre anche portando i giocatori giusti, anche stanno facendo un pochino di nascondino, però sicuramente avranno degli ottimi giocatori già pronti a farli esordire già sabato in questa partita, che secondo me è una partita importante per inserirsi per il primo posto, perché facendo gli scongiuri, vincendo il Camaro, penso che metterebbe una seria ipoteca alla vittoria del campionato. Mister, su questo discorso, diciamo, non gli do tanto ragione, perché sicuramente in difesa abbiamo preso abbastanza gol, anche se abbiamo la seconda miglior difesa del campionato, ma avevamo Santi Caserta, che comunque è rientrato adesso e che ci è mancato tantissimo, e in queste settimane è mancato pure Gianluca Bertino, e Marco Costantino e Marco Sturiale si sono aggregati al gruppo soltanto a novembre per problemi di lavoro, quindi diciamo che i difensori li abbiamo, solo che per vari problemi, diciamo, non li abbiamo messi in campo. E poi volevo ricollegarmi al fatto del mister Pennisi, che sicuramente è un ottimo allenatore, anche se non vorrei fargli troppi complimenti, perché sennò poi si monta troppo la testa, mister. Sicuramente la vittoria della T-Sport è la vittoria, diciamo, più a sorpresa della giornata, perché fatta contro una squadra pretendente alla vittoria del campionato come il Venedico, poi la conferma di Davide Principato nella Robur, che ha segnato e si dimostra sempre bomber di razza, e mi fa tanto piacere perché è un ragazzo che merita in altre categorie, ma si sta accontentando di giocare in prima, e ben per la Robur del presidente Carmelo Laganà, al quale mando un saluto affettuoso. E poi anche il Giardini stesso, dell'amico Brunetto, un'altra vittoria importante che li rilancia in classifica. Sì, comunque questo è un campionato, diciamo, molto agguerrito, e mi fa piacere anche che le squadre della zona, vedi Nizza, Giardini, Robur e Gaggi, si stanno comportando molto bene in questo campionato. Noi siamo andati a Nizza e abbiamo pareggiato 0-0 ed è una squadra molto ostica, è un campo molto difficile. Stessa cosa comunque con il Gaggi, che anche se abbiamo vinto in casa è un'ottima squadra. Il Giardini è una squadra ben attrezzata per arrivare ai playoff, e diciamo che sarà un campionato combattuto fino alla fine. Ci sono ottime squadre, come già diceva il mister prima, come l'Atletico Messina, il Venedico, l'Orsa, che combatteranno fino alla fine per entrare nei playoff. Sicuramente, diciamo, la squadra da battere è il Camaro, che è partita con l'intento di vincere il campionato, se non di ammazzarlo, fra virgolette. E noi faremo la nostra parte e fino alla fine cercheremo di lottare per dargli un po' di filo da torcere. Sentiamo Marco Scimone che ci parla della prossima partita contro il Camaro. Sì, sabato partita contro la prima in classifica. E mi auguro di trovare un pubblico abbastanza numeroso. E la partita è carica di aspettative, giustamente, perché ormai tutti dicono che il Camaro è la pretendente al titolo, ma l'Atletico Taormina non ha niente di meno. E onestamente, dopo il risultato in trasferta con il Rometta, sono convinto anch'io che non abbiamo niente meno, perché è stata una vittoria di carattere, perché eravamo sia in difficoltà a livello numerico e comunque non abbiamo disputato una grande partita. E quindi, quando anche giocando sottotono riesci a fare determinati risultati in determinati campi, forse vuol dire qualcosa. E a questo punto con questi innesti di mercato e con questi rientri dagli infortuni, mi aspetto che la mia squadra ormai sia carica a 1000 e che punti solamente a guardare avanti e affrontare tutto a viso aperto. Poi quello che dice il campionato lo sentiamo alla fine. Adesso affrontiamo partita per partita e affrontiamo il Camaro senza nessuna sudditanza psicologica, ma sapendo che comunque siamo all'altezza anche di batterli. La spalla è un'articolazione estremamente complessa, perché è costituita da ben 5 articolazioni, la principale delle quali è la scapolomerale, colei che collega la testa dell'omero alla cavità glenoidea della scapola. Queste 5 articolazioni sono tenute insieme e mobilizzate da numerosi muscoli. Per questo la spalla è l'articolazione più mobile del nostro corpo, ma anche la più instabile. E nel caso in cui ci sono delle situazioni come delle forti contusioni, la testa dell'omero può fuoriuscire dalla sua normale sede e non rientrare spontaneamente. In questo caso parleremo di lussazione di spalla. La lussazione è un evento traumatico che porta alla perdita dei rapporti reciproci tra i capi articolari di un'articolazione, appunto. E questo è consentito, anche se parzialmente, dalla rottura del labbro glenoideo o comunque della capsula e dei legamenti che stabilizzano la spalla, ma può anche essere associata alla lesione di strutture ossee, oppure di strutture vascolari piuttosto che nervose. Il 90% delle lussazioni si accompagna al distacco del labbro glenoideo, una sorta di guarnizione che permette lo scivolamento della testa dell'omero sulla scapola. Dopo la lesione questo labbro torna in sede, cicatrizza, si riposiziona e cicatrizza, ma talvolta cicatrizza in maniera viziata, per cui ciò compromette la funzionalità della spalla. Questa condizione è chiamata lesione di Bankart ed è ricorrente nei soggetti giovani. Per quanto riguarda le cause e i fattori di rischio, bisogna dire che la lussazione di spalla è molto comune negli sport da contatti come nel basket, nel rugby, nell'hockey, nel baseball, ed anche negli uomini rispetto alle donne e nei soggetti più giovani rispetto agli anziani. I meccanismi lesivi ovviamente sono riconducibili ad un forte trauma, come nel caso della caduta sul braccio extraruotato o nel caso del lancio sopra la testa nel baseball, football, oppure con, durante la collisione della spalla con un ostacolo, con un avversario, oppure legata ad un'instabilità della spalla per via di un sovrallenamento, oppure a un'iperlassità della spalla per motivi congeniti piuttosto che acquisiti. I sintomi sono l'impossibilità al movimento, il braccio si presenta dolente, penzolante, extraruotato, vicino al corpo, il dolore è molto violento e alla palpazione la spalla perderà la caratteristica rotondità. La diagnosi è evidente, si fa anche ad occhio nudo, ma è il caso di effettuare un esame radiografico e una risonanza magnetica prima e dopo il riposizionamento per valutare eventuali altre lesioni. Bisogna quindi effettuare, abbiamo detto, una riduzione, cioè un riposizionamento della testa dell'omero all'interno della scapola, e deve essere fatto tempestivamente per mano medica, e subito dopo il braccio verrà posizionato in un tutore per 1 o 2 settimane, mentre invece nei giovani atleti si preferisce prolungare l'immobilità al fine di favorire la guarigione delle strutture lesionate. Quindi il trattamento riabilitativo varia in base all'età, al soggetto, alla gravità della lesione e a eventuali recidive, perché infatti è fondamentale evitare nuovi episodi lussativi, perché trascurare questi vuol dire incorrere in processi degenerativi che portano ad una compromissione della spalla in maniera troppo precoce. Per questo motivo nei giovani atleti si cerca di intervenire chirurgicamente per riposizionare questa testa dell'omero e questo labbro glenoideo con tutti i legamenti in artroscopia, e con degli ottimi risultati. I tempi di guarigione dopo l'intervento sono compresi tra i 45 e i 180 giorni, e per il trattamento invece conservativo delle attività fisiche leggere possono essere già intraprese dopo 2 o 4 settimane dalla lesione. E adesso con Daniela il punto sulla seconda categoria. In seconda categoria l'Akron Savoca di mister Sebi Perrone travolge 6-1 l'Intergia di Riposto. Lo Sparagonà Santa Teresa fa poker con l'Antillese, mentre il Sant'Alessio vince 1-0 il derby con il Letojanni. L'Agostiniana esce battuta 5-1 dal campo del Piedimonte. Pari e patta 2-2 tra la Nuova Indipendente di Furci e lo Sporting Club Giardini di Saro Cannata. In classifica, Nuova Indipendente al comando con 14 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Santo Alessio. In terza posizione un terzetto composto da Akron Savoca, Sparagonà, Santa Teresa e Letojanni. Pippo Settimo, per lo Sparagonà Santa Teresa un poker secco contro l'Antillese, nonostante qualche assenza importante. Sicuramente una vittoria netta, 4-0, dove non c'è nessuna recriminazione da parte dell'Antillese, anche se secondo me è un risultato inaspettato, in quanto in settimana l'assenza importante di cui parli, Claudio Spadaro, è partito al nord per motivi di lavoro, e quindi il mister Enzo Famolari ha proposto dall'inizio Orazio Vittorio, che si è confermato alla grande sbloccando la partita, e anche secondo me anche la conferma di Massimo Spadaro, cioè che nonostante l'età ancora dice la sua in campo, dove dirige la difesa, dove dà suggerimenti, diciamo il secondo allenatore in campo. L'Antillese onestamente mi aspettavo qualcosina in più, però devo dire che è una squadra giovane, una squadra fatta la maggior parte di antillesi, guidata dal sempreverde Guglielmo Mastroieni. Quello che mi è piaciuto di questa partita è che è stata corretta, perché si trattava sempre di un derby, la correttezza in campo, dove l'arbitro non ha avuto bisogno di uscire cartellini, tranne qualcuno per motivi tecnici. Però la partita è stata corretta, un 4-0 che premia lo Sparagonà perché ha creduto in questa vittoria dall'inizio, e sicuramente ha riscattato qualche partita precedentemente non giocata all'altezza della situazione, perché secondo me lo Sparagonà ha degli ottimi giocatori, solo che in qualche partita, qualche testa un pochino calda, vedi Enrico Casablanca, la partita, mi riferisco alla partita con Ghibellina quando hanno perso in trasferta, ero presente e ho visto personalmente che si è fatto espellere proprio volutamente dall'arbitro, lasciando la squadra in 10 sull'1-0 e poi il 3-0 sappiamo tutti com'è finita. Una partita che secondo me poteva rimontare, però io dico, con i giocatori ridimensionati, senza colpi di testa, lo Sparagonà potrebbe disputare un buon campionato. Poi c'è l'Akron Savoca che ha battuto 6-1 l'Inter G. Dico, al di là della forza dell'Inter G o meno, il Savoca secondo me è un buon organico, che potrà lottare fino alla fine per la vittoria del campionato. Dei giocatori importanti per la categoria, vedici in attacco il Peppe Mangiò, anche se non è più giovane, però in campo è un punto di riferimento. In avanti in porta Giancarlo De Clò, che lo conosciamo tutti, e, ripeto, hanno un'ottima squadra. Nico Rovito a centrocampo, c'è l'allenatore stesso Sebastiano Perone, un altro che di calcio ne mastica, e secondo me può lottare fino alla fine tranquillamente. La capolista Nuova Indipendente di Furci è stata frenata sul pareggio dallo Sporting Giardini 2-2. Sì, la capolista è stata frenata dallo Sporting Giardini, però lo Sporting Giardini non è l'ultima arrivata, c'è una buona squadra ben diretta da Saro Cannata, e sicuramente anche lo Sporting Giardini, cioè qua è un campionato livellato, qua ci sono 6-7 squadre che possono lottare sino alla fine per la vittoria del campionato. L'Indipendente, anche se ha una partita in più, si trova al primo posto in classifica, addirittura ho sentito dire che domenica con questo pareggio ci sono state dimissioni di mister Rocchino. Sono sicuro che queste dimissioni rientreranno, perché Mimocchino è una colonna importante di questa squadra e sicuramente sarà stato qualche discussione dovuta al risultato, qualche comportamento non consono di qualche giocatore. Sicuramente Mimocchino rientrerà, queste dimissioni saranno solo voci di corridoio. Giuseppe Briguglio, portiere del Sant'Alessio, la vittoria contro il Letojanni vi porta a un solo punto dalla capolista Nuova Indipendente. Sì, è così, diciamo che comunque il Letojanni è veramente un'ottima squadra, ha un organico forte, i ragazzi hanno tanta voglia di vincere, effettivamente la classifica parla chiaro. Noi giustamente siamo una squadra che ci alleniamo tutte le settimane, cerchiamo sempre di dare il meglio, il 100% in campo, ed è stato così anche contro il Letojanni. Una partita comunque molto combattuta, sofferta. Io personalmente non ci speravo più, invece poi al 93esimo il nostro capitano è riuscito a insaccare la palla in rete. Che dire, che il Letojanni nonostante tutto non ha mollato e si è provato sempre presente lì. La Nuova Indipendente sì è prima, però noi non abbiamo paura sicuramente, guardiamo sempre avanti, noi abbiamo riposato, loro ancora no. E noi la tripla prossima giocheremo contro l'Interge, partita da non sottovalutare comunque, perché non si sa mai, il calcio è così, e niente, siamo pronti ora con la prossima battaglia, che comunque ci troviamo a riposto e quindi siamo pronti. Vediamo adesso cos'è successo in terza categoria. In terza categoria, esploit della Aliterme di Ciccio Basile, 3-1 in casa dell'Anza. Vincono anche Fiume di Nisi, Vigili del Fuoco Volontari, Francavilla e Graniti. Pari 0-0 tra Città di Rocca Lumera e Mandanici. In classifica, detta legge Aliterme con 13 punti. Seguono Fiume di Nisi e Graniti con 12, Mandanici con 10 e Limina con 7. Pippo Settimo, il Mandanici si fa bloccare sul pareggio dalla Città di Rocca Lumera e perde il primato in classifica. Onestamente mi aspettavo di più dal Mandanici, era la prima volta che lo vedevo all'opera e onestamente mi ha deluso. Però la delusione del Mandanici dobbiamo dare merito anche a Rocca Lumera, perché Rocca Lumera ha giocato un'ottima partita e è anche una buona squadra che sicuramente con qualche innesto in più potrebbe sicuramente lottare per le posizioni importanti come i playoff. Il Mandanici c'ha un attacco dove spicca Loris insieme a Ciccio Carpillo, c'è un buon attacco, un attacco per la terza categoria veramente ottimo. E poi c'è lo stesso Agnone a centrocampo, mi è piaciuto anche il portierino, un ragazzo sicuro tra i pali, però c'è da dire anche che il Rocca Lumera ho visto un'ottima squadra, cioè dove ancora Franchina correva nonostante l'età, come anche Tinè, un altro ragazzo a centrocampo, ha giocato benissimo. In porta poi hanno un signor portiere, Gianluca Trimarchi, che per la categoria è un super lusso. Ripeto, è stato un ottimo derby e soprattutto un 10 lode a tutti i 22 in campo per la correttezza che hanno dimostrato e soprattutto anche per il pubblico, cioè veramente numeroso, che non si vede, ecco, vederlo in un campione di terza categoria veramente riempie di gioia a chi piace lo sport, il calcio in particolare, e soprattutto a chi crede in questo campionato, perché il campionato di terza categoria diciamo, è la partenza delle squadre dilettanti fino ad arrivare all'interregionale, dove parliamo già di professionismo. Però terza categoria, un pubblico, c'erano oltre 500 persone, correttezza sia in campo che sugli spalti, veramente una gioia, ecco, vedere queste partite fanno bene a tutti, dove c'erano bambine, signore, famiglie intere. Ma l'Aliterme si conferma ancora una volta che è la squadra da battere, la squadra che sicuramente lotterà, non dico che vincerà il campionato sicuro, però una delle pretendenti, perché un'ottima squadra, ottimi giocatori, in porta Micalizzi, che ha giocato anche in categorie superiori, poi Tilenni, Vera, Fabio Micalizzi, Ivan Briguglio, Restuccia, insomma stiamo parlando di gente che ha fatto promozione, prima categoria, ed in terza sicuramente vincerà nel campionato. Dico sicuramente vincerà nel campionato perché tranne che, ecco, ora in questi 15 giorni di calciomercato si vedrà chi realmente vorrà vincere il campionato o meno, perché se il Mandanici si rinforza, se il Graniti si rinforza, perché anche il Graniti è un'ottima squadra, però ripeto, la lì secondo me è superiore a tutti. Apriamo adesso una parentesi sul calcio a 5 Serie D maschile e femminile. Nel campionato di Serie D di calcio a 5 maschile, l'Akron Savoca di mister Arturo Carciotto batte 7-1 a domicilio la Parrocchia di Sant'Alessio, grazie alla tripletta di Natale Briguglio, alla doppietta di Cristian Messina e ai gol di Ninni Mazzeo e Tino Modena. La Niche Giardini batte il Limina 6-0, mentre il team Scaletta vince 8-6 contro il Gallodoro. In classifica, Akron Savoca e Niche Giardini, appaiate con 18 punti. Segue il team Scaletta con 15 punti. Nel campionato di calcio a 5 Serie D femminile, la Perla Alcantara Taormina di mister Angelo Cassarà batte 4-2 fuori casa il Saponara, grazie alla doppietta di Floriana Di Iorio e ai gol di Luisa Biondo e Claudia Costanzo Zammataro. Risultato a occhiali 0-0. Invece, per l'Akron Savoca del presidente Alberto Impellizzeri in casa del Triscele Messina. grande successo nei giorni scorsi all'evento Social Vintage Tennis organizzato al Taormina Sporting Club. Ascoltiamo le interviste con il maestro Mario Quattrocchi e il presidente Lori Sturiano. Il social è un'iniziativa che prende spunto da un'idea nata sui campi di Londra, che quando mi trovavo in vacanza lì ho avuto modo di partecipare in un club a questo social, appunto, dove tutti i soci del club si radunano in una giornata e giocano tra di loro mischiandosi in delle partite di doppio e hanno la possibilità di confrontarsi e appunto socializzare, nome da cui nasce appunto la parola social. Domenica scorsa abbiamo cercato di caratterizzare questa giornata social definendola social vintage, dove tutti i soci hanno sfoggiato degli abiti dagli anni 20 agli anni 80, cercando di ricordare così un po' i tempi passati, giocando con le racchette di legno e appunto vestendosi tutto di bianco. È stata una manifestazione bellissima in quanto poi tutti siamo andati sul corso Umberto a sfilare, a fare delle foto ricordo. L'abbiamo fatto per far rivivere i tempi storici del Taormina Sporting Club, che ricordo è la seconda società sportiva siciliana, e per ricordare, diciamo, tutti i grandi giocatori che sono passati di qui, come la Coppa Davis che si è svolta nel 1964 contro la Svezia, e quindi sarà un'occasione che speriamo di ripetere nei prossimi anni, anche perché ha riscosso un grande successo sia a livello locale sia anche a livello regionale. Infatti sono stato contattato da diversi presidenti delle società siciliane che sperano anche loro di fare un evento così e coinvolgerci a noi del Taormina Sporting Club, e quindi stare sempre più social appunto e cercare di fare sempre nuove amicizie e nuove conoscenze grazie al mondo del tennis. Sono molto contento del risultato di questa manifestazione, che è stata veramente un capolavoro da parte del maestro Quattrocchi e di tutto lo staff del circolo, di cui io sono orgoglioso di essere il presidente. Purtroppo sono stato l'assente, tra virgolette, giustificato a questa manifestazione, in quanto ero a conseguire il titolo regionale di quarta categoria di doppio maschile, dove insieme al mio amico Piero Laccoto di Brolo abbiamo vinto praticamente senza perdere neanche un incontro. Questo è un risultato di assoluto rilievo. Tutti i tornei a cui abbiamo partecipato durante la stagione, quindi campioni del circuito, e poi anche il torneo master che si è conseguito proprio durante la giornata del social vintage a Taormina presso i campi del circolo tennis e vela, e lì abbiamo anche lì vinto a mani basse. Sono molto contento, un risultato d'eccellenza, un ulteriore risultato per il 2014 del Taormina Sporting Club. Giancarlo Scevola, lo Sporting Taormina del presidente Mario Castorina, ha firmato una convenzione con l'Istituto Comprensivo 1 di Taormina diretto da Carlo Santoro. Sì, il mese scorso abbiamo stipulato questa convenzione con l'Istituto Comprensivo, quindi diciamo tutte le settimane, 2 o 3 ore alla settimana, un nostro tecnico qualificato sarà presente a scuola, questo per tutta la stagione agonistica. Questo si va ad allacciare ad un progetto. Io e il presidente Mario Castorina all'inizio del campionato ci siamo trovati d'accordo nel far sì che cioè lavorare per avere la scuola calcio qualificata a Taormina. Perfetto, ringraziamo Giancarlo Scevola per il suo contributo e si chiude qui la trasmissione Gol d'autore e appuntamento alla prossima puntata. Buonasera Daniela De Salvo. Grazie Saro per l'opportunità e buonasera a tutti. Buonasera anche a Marika Busà. Grazie Saro e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Con 32 punti e al Rometta il Camaro batte 2-0 il Pompei. E Mari, scusa, il Camaro batte 2-1 il Pompei. Devo guardarti. In seconda posizione a quota nel campionato di calcio a 5 primo con 32 punti nel campionato di calcio Pistone, Santo Alessio Centro... Niente, io volevo chiedere solo a Saronara quanto paga le vallette, perché qua dobbiamo sapere i costi che ci sono e le spese. Buonasera a Daniela De Salvo. Grazie Saro per l'opportunità e buonasera a tutti. Buonasera, buonasera anche a Marika Busà. Saro, buonasera. Cercatele su Facebook. Perfetto.